La vita di un artista è bellissima, è la cosa più bella che c'è. Ho sempre faticato a chiamarmi artista e faccio ancora fatica. E penso che se sono artista è perché vivo come artista, non tanto per il lavoro che faccio, ma la vita che conduco. Il mio inserirmi in una situazione d'artista in Italia mi ha fatto vedere anche le cose molto più da vicino di come le ho viste a Cuba, perché a Cuba sono andato via, che ero molto giovane. Posso pensare che quei grandissimi mezzi che ci sono qui, che ci sono in Occidente, con la grandissima storia, il bagaglio culturale che vi portate dietro e con tutti gli strumenti che avete per lavorare, non si dà alla società quello che si deve dare, cioè l'artista si tiene solo per se stesso le cose, lavora per se stesso, comunica con se stesso, fa fatica a fare del suo lavoro una cosa utile. I mezzi da noi non ci sono economici, non ci sono i mezzi tecnici per lavorare, non c'è la tecnologia, però c'è una grandissima volontà di fare e di fare per emergere ed emergere per dare. Questo dare qui non esiste. È vero che l'artista non ha nessun motivo per essere un soggetto sociale veramente impegnato, cioè non è questa la sua funzione, però il suo lavoro dovrebbe avere questa finalità. Credo io, che arrivi alle persone, che non si fermi soltanto in chi lo fa e chi lo consuma, cioè in un prodotto. Ho un progetto con Cuba che si chiama Pensatori Ospiti. Cuba ospita persone che io porto. Queste persone aprono finestre di dialogo molto importanti, sono dei filosofi importanti a livello europeo, artisti, porto avanti anche dei progetti di pubblicazione di libri, di poeti, di traduzione, cioè la nostra realtà là è una realtà molto chiusa, molto difficile, cerco di stimolare questa possibile possibilità di dialogo, portando persone che mettono il dito nella piaga, che parlano di problemi concreti, che incontrano i politici, che incontrano gli universitari, le facoltà di ricerca, gli istituti di ricerca, i centri medici, i centri di investigazione genetica, biogenetica, nucleare, cioè si parla di tutto, si parla di progresso, si parla di etica, si parla di energie. Questo non è arte, questo è semplicemente un portare il dialogo a un altro livello e non sono nemmeno performance, un altro artista potrebbe fare di questo performance, non è questo che io voglio. Cioè, io sono qui. E qui ho la possibilità di creare questi momenti molto belli e penso che do in quel modo molto più di fare la mia mostra e basta. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 4-5 anni, sto frequentando per pura passione umana ambienti legati alla scienza, ambienti scientifici, anche le mie letture, i miei interessi. Non perché io abbia delle passioni scientifiche. Assolutamente, non ho nemmeno una capacità di disciplina che mi possa permettere questo. Perché secondo me la scienza sta facendo quello che non sta facendo l'arte. Cioè la scienza approfitta degli strumenti che la tecnologia gli sta mettendo davanti e intanto si sta evolvendo a una velocità incredibile. In più sta lavorando nella direzione in cui l'arte non lavora, cioè nell'arrivare alla gente. Credo che, non lo so, in un laboratorio scientifico ci sia la possibilità di fare ricerca quasi artistica, perché la fantasia e il metodo fantasioso con cui lavorano gli scienziati oggi è veramente ha dell'incredibile. Questo mi ha fatto avvicinare anche filosofi della scienza per cercare spiegazioni. Può darsi che il momento dell'arte sia un momento, non dico di concorrenza, però di debolezza di fronte a questa imponenza della ricerca scientifica. Logicamente questo ha un riscontro vero sulla vita degli uomini. E questo sta muovendo un po' il mio lavoro in quella direzione lì, verso un territorio dove non ci siano compromessi stilistici, tecnici,
cioè il lavoro spazia a 180 gradi. Logicamente mi sento più pittore, ho una grande amicizia con la tecnica della pittura e credo che la pittura abbia ancora molto da dire, anche se è un, come dire, un medium abbastanza limitato oggi, dove abbiamo tante altre cose con le quali lavorare. Però il fatto di essermi liberato dal problema pittorico e di essermi liberato anche dal problema stilistico, che è molto forte, ad esempio a Cuba, da dove vengo io, dove i pittori si devono identificare con un certo stile, entri in uno spazio sconfinato. Dicevamo prima della capacità del mezzo tecnologico, è appunto il mezzo di cui si serve la scienza per arrivare all'individuo, che in questo caso è l'obiettivo, no, della scienza stessa. E nell'arte, che anche lì l'obiettivo dovrebbe essere l'individuo, questa cosa è molto più debole nei suoi confronti. E questi lavori nuovi sono dei lavori che hanno a che vedere un po' con lo sfibrarsi di questa materia di cui è composta la vita nostra. L'aggrapparsi tutti i giorni allo scavare per andare oltre. Sono lavori molto intensi, non so veramente dove mi porteranno, cioè anche questo è tutto un territorio ancora aperto, è frutto di un emergere, di una lunga successione di studi, di rapporti, di frequentazioni. Logicamente non c'è scritto nulla di scientifico qui in queste tele, ma a me piaceva l'idea di rapportarlo col suprematismo, che sono anche quelle forme astratte, ma non organiche, queste sono forme organiche. Mi piace pensare a un suprematismo organico, cioè a una forma che va oltre la forma, logicamente scavando dentro alla materia, dentro la carne, dentro la massa, dentro al nervo, alla cellula. Io lavoro sempre a fresco perché scavo nella pittura, cioè sono lavori che si cominciano e si finiscono subito, nel giro di un giorno, 30 ore, 40 ore, cioè prima che il colore diventi viscoso. Quindi vado per sottrazione ed è molto intenso. Però ho sempre lavorato così, anche quando faccio il figurativo lavoro così. Sono lavori molto veloci, molto studiati, devo andare addosso alla tela quando ho le idee molto chiare di quello che voglio. Ci deve essere il momento giusto per iniziare e anche per portarlo avanti. A me ricordano molto le incisioni, cioè l'acquaforte, come metodo, no? L'acquaforte mangia, lavora il metallo e fa emergere delle figure. Questi lavori, mentre li faccio, rifletto molto sull'acquaforte, è molto presente l'eco delle acque forti e soprattutto di certi lavori di Kubin e di alcuni tedeschi. Questa fisicità e questa presenza organica comporta e trasmette, secondo me, un senso di energia tramandata, ricevuta e lasciata, logicamente passando attraverso lo sfibrarsi sia del mio corpo che del corpo che resta sulla tela.